Ciao a tutti gli amici di tecnologici.net, siamo qui oggi per parlare del nuovo Acer Switch 10e, tra i migliori ibridi 2-in-1 economici con sistema operativo Windows. Stiamo parlando di un dispositivo che fa della flessibilità il suo punto di forza, consentendo di rimuovere e di riagganciare la tastiera con grande facilità, e passando quindi dall'utilizzo come notebook a quello di tablet a seconda delle situazioni e delle nostre preferenze, con l'interfaccia utente capace di adattarsi di conseguenza. È anche possibile utilizzarlo ripiegato su se stesso e poggiarlo su un piano, utile per una più comoda visione di film o presentazione PowerPoint, o ancora in modalità display, per un utilizzo all'occorrenza come tablet senza sganciare la tastiera sfruttando lo schermo touch. Lo schermo però, diversamente da altri ibridi in commercio, non ruota a 360 gradi. Il vantaggio di questa nuova categoria di dispositivi è la praticità di utilizzo, combinata con un ridotto ingombro. Lo schermo è da 10 pollici, grande quanto un iPad per capirci, con un peso di poco inferiore a 1,3 kg, che scende a 600 grammi sganciando la tastiera. Appare chiaro quindi come si presti molto bene ad un utilizzo in mobilità, alternando i vantaggi di un tablet per tutte le attività come la navigazione web, i giochi o la visione di contenuti multimediali, alla comodità di una tastiera fisica per tutte le attività di lavoro, come ad esempio l'utilizzo dei programmi Office. E proprio la piena compatibilità con i programmi Office rappresenta senza dubbio un vantaggio per tutti coloro che lavorano con un ecosistema Windows. La tastiera è comoda e sufficientemente ampia, con escursione dei tasti più che convincente. Purtroppo però non è retroilluminata, considerate però che si tratta di un prodotto posizionato nella fascia economica e l'assenza della retroilluminazione ci sembra più che giustificata dal prezzo. Ma il vero punto di forza di Acer Switch 10e è l'autonomia, che si estende a quasi 9 ore di utilizzo continuativo in riproduzione video. Si tratta di una durata molto buona, che riesce a migliorare di ben 3 ore l'autonomia dello Switch 10, grazie alla dotazione di una batteria più capiente a supporto di un utilizzo spensierato lontano da prese di corrente. L'autonomia diminuisce di circa 3 ore testando la navigazione web senza interruzione, ma si tratta comunque di una batteria piacevolmente superiore a gran parte degli ibridi sul mercato. Alla base dell'eccellente autonomia c'è anche la dotazione di un processore a basso consumo, l'Atom Z3735F da 1,33 GHz. Questo processore Atom, sebbene non riesca ad offrire una potenza di calcolo adeguata al supporto di un gaming ad alto livello o l'esecuzione di più attività in parallelo, riesce a sostenere adeguatamente la navigazione web con più di qualche tab, una fluida riproduzione di video in HD e l'utilizzo piuttosto convincente di tutti i programmi Office. Insomma, se siete disposti a limitarvi ai giochi del Windows Store, ovvero pensati per piattaforme mobile, o siete alla ricerca di uno strumento utile da dedicare all'intrattenimento multimediale o all'utilizzo dei programmi più comuni, allora l'Acer Switch 10e può essere un validissimo acquisto. Gli unici limiti sono la dotazione di memoria RAM, pari a soli 2 GB, e la tecnologia eMMC della memoria flash, tra l'altro non espandibile, da 32 GB, in generale più lenta rispetto all'SSD, ma più veloce rispetto a quella di altri tablet dotati di memoria della stessa tecnologia. Un'altra nota positiva è rappresentata dalle basse temperature di lavoro, sempre inferiori a 40 gradi anche in condizioni di pieno carico. È inoltre molto silenzioso grazie all'assenza di ventole. L'estetica può contare sulla possibilità di scegliere tra 6 colorazioni differenti, corallo, grigio, rosa, bianco, azzurro e viola, ed è funzionale all'utilizzo in mobilità. È quindi realizzato in materiali plastici, per ridurne il peso e il prezzo al pubblico, ed è caratterizzato da una superficie ruvida, antiscivolo e antigraffio. Lungo i bordi del tablet troviamo una porta micro HDMI, uno slot per la micro SD, una porta micro USB per la ricarica e il trasferimento dati, a cui si aggiunge una porta USB 2.0 posizionata invece nella tastiera dock. Lo schermo è caratterizzato da una risoluzione da 1280x800 pixel, con un buon livello di luminosità e contrasto, angolo di visione e riproduzione dei colori, e che sfrutta le tecnologie proprietarie come Acer Blue Light Shield per ridurre l'emissione della luce blu dannosa per la vista durante esposizioni prolungate, o Acer Lumiflex per regolare automaticamente il contrasto quando il dispositivo viene utilizzato in condizioni di luminosità estrema. Il prezzo lo rende particolarmente appetibile per tutti coloro alla ricerca di un tablet o di un notebook da utilizzare per lo studio o per il lavoro, o semplicemente a scopo di intrattenimento durante gli spostamenti. In conclusione possiamo dire che Acer Switch 10e è un ibrido 2-in-1 ben riuscito e che riesce a migliorare il predecessore nel requisito forse più importante per un dispositivo portatile, ovvero l'autonomia, mantenendo allo stesso tempo un prezzo piuttosto aggressivo. Peccato per i 2 GB di RAM, ma nonostante questo il comparto hardware è risultato nel complesso perfettamente funzionale agli scopi per cui questo dispositivo è stato pensato.
Thank you.